Piccolo comune Busano, ma decisamente molto attento sia al risparmio che all'ambiente. Facendo una ricerca di mercato per trovare un fornitore di energia elettrica con dei prezzi bassi, facendo questa ricerca, dicevo, abbiamo anche avuto, come dire, la fortuna di incrociare poi un'azienda che, oltre a vendere energia elettrica a un prezzo minore rispetto a altre che avevamo come raffronto, e anche produce da fonti rinnovabili, quindi energia pulita. E allora ci pareva giusto avere un motivo in più che, oltre che economizzare e quindi spendere meno come bilancio, non tantissimo ma un pochino in meno, avevamo anche comunque un comune che è attento a questo tema che è importantissimo, come era importantissimo, e questo abbiamo già fatto prima quando abbiamo deciso di aprire il chiosco dell'acqua chiamato La Buona Fonte, e anche lì era un sistema intanto per venire incontro ai cittadini che con 5 centesimi possono prendersi un litro di acqua naturale o frizzante, e in più un grosso risparmio nell'inquinamento, evitando la produzione di un bel po' di quintali di plastica, di bottiglie di plastica, quindi questo è importante, e speriamo che prima o poi si riesca anche, come dire, a ridurre non solo l'inquinamento producendo meno plastica, ma magari anche avere in futuro delle riduzioni di quello che è il costo dello smaltimento dei rifiuti. Scelte che quindi non vanno soltanto, ovviamente, come dicevamo, a favore del risparmio dell'ambiente, ma anche verso la salute degli abitanti. Certamente anche verso la salute degli abitanti, perché poi lo sappiamo che più inquiniamo e peggio sarà, adesso per quelli, specialmente per quelli più giovani, ecco, io sto già cercando, se riesco, per quello che posso, pensare anche già un po' non solo per i miei figli ma anche per i nipoti, no? Perché a un certo punto, se le generazioni meno giovani come la mia pensano solo a distruggere senza mantenere anche un minimo di rispetto per l'ambiente, lasceremo non so cosa ai nostri figli e soprattutto poi ai nostri nipoti. Il Comune di Busano oggi ha deciso di comunicare la scelta etica fatta utilizzando 100% energia pulita per il prossimo anno di fornitura. Energia italiana prodotta in centrali di proprietà di un gruppo che è 100% italiano e soprattutto energia che è di fonte idroelettrica e che quindi di base è la più nobile che ci sia ad oggi. Energia pulita, che lo ricordiamo, vuol dire no nucleare, no carbone, quindi importante anche per la salute. Assolutamente sì, anche perché noi sappiamo che sicuramente qualche purista potrà dire che ma sì, ma anche le centrali idroelettriche hanno delle esternalità ambientali. Noi non vogliamo negare quello, però diciamo anche che le esternalità ambientali nell'arco degli anni ormai si sono anche annullate, e quindi ad oggi l'energia rinnovabile delle nostre centrali, non dico che è la migliore, ma è sicuramente buona. Tra l'altro la vostra presenza sul territorio non si esaurisce qui, perché saranno prossimamente coinvolti anche i più piccoli, i bambini del territorio. Assolutamente, perché all'interno del progetto che stiamo portando avanti con l'ente, oltre alle pubbliche affissioni, è previsto anche un progetto scuola per andare a sensibilizzare proprio i ragazzi delle scuole elementari, proprio per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale proprio dal basso verso l'alto, quindi sperando che poi portino in famiglia il buon messaggio. Un altro fattore importante è quello che parte dei proventi poi viene destinato ad una fondazione, la Fondazione Ambiente Pulito. Esatto, abbiamo una fondazione di proprietà che è la Fondazione Ambiente Pulito, una quota parte dei proventi delle nostre aziende fornite con energia rinnovabile vanno a confluire all'interno delle casse della Fondazione Ambiente Pulito, che viene gestita da un comitato scientifico super partes che poi decide dove investire quanto tra virgolette presente in cassa per portare avanti delle buone azioni, sempre di promozione ovviamente della cultura ambientale a livello nazionale.